Signori, non è per niente facile fare le pagelle intanto di un'amichevole estiva. È veramente complicato. Seconda battuta di un'amichevole estiva come quella che è stata Juventus-Real Madrid, una partita dai due volti, dove subito c'è una buona Juve, ci sono delle buone cose di Juve, poi c'è tutto il Real del mondo e poi all'ultimo c'è l'ultima speranza, l'ultima fiamma che si trasforma poi nella rete del 3-1 per la Juventus. Una partita bizzarra, una partita nel quale Real Madrid sicuramente meritava qualcosa di più, una partita però nella quale, molto bello, nella quale la Juventus ha fatto vedere delle belle cose da un certo punto di vista. Quindi vorrei soffermarmi più che altro sulle cose belle. Una volta tanto il campionato deve ancora iniziare, cerchiamo di ripartire da delle piccole cose che sono un po' cambiate e cerchiamo di focalizzarci su queste perché, almeno per una volta, cerchiamo di passare una giornata tranquilla. Iniziamo ovviamente a dire che con l'allenatore non ci sarà la valutazione, sulla stessa decisione che avevo preso con il Milan. Non credo che sia logico dare un voto all'allenatore su un amichevole che non può avere gli stessi impatti, le stesse scelte, lo stesso copione, dato che c'erano 11 cambi a disposizione piuttosto che i 5 canonici. Quindi mi sembra eccessivo. Quindi ne parleremo poi dall'Udinese in poi. Possiamo però analizzare le scelte di Allegri, non tanto dal punto di vista dei titolari, che sono per 9 undicesimi gli stessi di quelli che avevamo visto col Milan, quanto più nei cambi, perché è entrato Barrenechea questa volta, che col Milan era rimasto a guardare tutta la partita al posto di Nongeboende. È entrato Vlaovic al posto di Yıldız, quindi non ha fatto nemmeno un minuto, Vlaovic non era disponibile, e De Winter e Affari invece non sono mai entrati. Su De Winter potrebbe essere un discorso legato al mercato, ma se esce De Winter e Huijsen non diventa assolutamente un giocatore aggregato alla prima squadra, diventa un problema perché la Juve dietro poi va un po' corta numericamente, quindi nel caso servirebbe un acquisto, un innesto in difesa. Iniziamo da Szczęsny, voto 7, perché comunque Szczęsny ha fatto delle parate allucinanti, ci ha tenuto a galla. Già il fatto che partiamo con il 7 al portiere ci fa capire che il Real ha avuto tante occasioni a gol, ha tirato tante volte verso lo specchio della porta della Juventus, e Szczęsny in più di un'occasione è riuscito a disinnescare gli attaccanti o comunque le offensive delle merengues del Real Madrid. Voto 6 a Danilo e Bremer, una partita abbastanza normale, niente da segnalare, qualche errorino di tanto in tanto, d'accordo. Invece quello che ha fatto un errore un po' più grande, degli errori un po' più grandi, mi sembra Alexandro, giocatore che a un certo punto ti fa dire bravo, perché magari fa delle chiusure di un certo tipo e delle volte ti fa veramente cascare le braccia perché sbaglia delle banalità. Voglio cercare di valutare però Alessandro Locatelli nello stesso gruppo e vi spiego anche il perché. Tutti e due hanno fatto una partita secondo me non indimenticabile, come vi dicevo, con alcuni momenti in cui c'erano degli errori da evidenziare, sottolineare, da dire ragazzi che cosa stiamo facendo. Però voglio portarvi questa discussione che ho fatto su Twitter analizzando il primo gol appunto della Juventus con Real Madrid, quello avvenuto dopo 48 secondi mi pare dal fischio d'inizio. Ecco, la Juventus segna in 13 secondi circa perché l'azione inizia qui, con Kostic che va subito in pressing su Vasquez, che fa il terzino destro, che ovviamente per non buttare il pallone e per non rischiare, perché se rischi lì è un disastro, va all'indietro su cross, palla in banca quando vai su cross. Però la Juve che cosa fa? La Juve va altissima e va a prendere il Madrid uomo su uomo. I due centrali di difesa, li vedete, sono marcati dalle due punte della Juventus. Danno sempre un'occhiata lì per non far giocare il pallone, perché poi si va ad alleggerire la pressione. Allora che cosa fa? Che cosa succede? Che Kroos al pallone non può andare qua e deve trovare una soluzione, perché c'è anche Locatelli che sta arrivando a pressarlo, Locatelli che solitamente non si trova in questa posizione. Allora Kroos in maniera intelligente, sempre per alleggerire la pressione, va sull'esterno, va sul terzino. Eccolo qua. E una volta che sei riuscito a saltare la linea di pressing degli avversari, dovresti essere tranquillo, dovresti essere a posto. Invece no, perché la Juventus e Alexandro sono molto, molto bravi ad andare in pressing. Quindi qua abbiamo dei movimenti di Locatelli e di Alexandro che solitamente non vediamo perché non vanno ad agire in quelle zone di campo. Che cosa fa Alexandro? Va a pressare immediatamente il giocatore che aveva ricevuto quel pallone e quindi è costretto all'errore. Costringendolo all'errore si recupera palla in una posizione molto avanzata e con il Real Madrid che stava iniziando ad andare avanti e si ritrova invece costretto a correre all'indietro. Che
Infatti Locatelli e Alexandro non mollano, rimangono alti, rimangono in una posizione dove di solito non li vediamo e sono proprio i due giocatori che danno il via poi a quel bellissimo dialogo tutto di prima che porta la Juventus a crearsi il gol del vantaggio. Quindi possiamo dire che questa azione molto bella, io adesso vi ho mostrato i momenti salienti e ringrazio DAZN ovviamente per le immagini perché sono prese dal loro canale YouTube, però queste cose qua, questo gol qua nasce da alcuni principi che solitamente Alessandro Locatelli non vanno ad applicare perché sono giocatori che aspettano molto più bassi gli avversari nella loro zona di competenza. Invece qua sono andati a seguirli, hanno dato questo dispendio energetico, sono andati in pressione alta, hanno messo in difficoltà il Real Madrid e hanno dato il via a un'azione che poi si è concretizzata di prima a palla terra. È stato un insieme di cose che ha portato la Juve a quel gol del vantaggio. Questo è un gol di squadra. Questo è un gol di squadra. E tante volte ci siamo ritrovati a dire la Juventus fa invece il gol del singolo, la giocata del singolo. Questo è un gol di squadra, completamente di squadra. E mi fa un piacere incredibile. Quindi Alessandro Locatelli non ha fatto delle partite meravigliose. Non ha fatto una partita meravigliosa in questo Juve Real. Però voglio dare 6 a entrambi, che non è, gli ho dato 10. Voglio dare 6 ad entrambi perché il primo gol nasce proprio da questa transizione offensiva da parte della Juventus che recupera palla in buona posizione. Voto 7 a UEA, perché nei primi 20-25 minuti difficilmente siamo andati sugli esterni, siamo andati veramente poco, perché la Juventus aveva iniziato a giocare per vie centrali, aveva iniziato a giocare per il centrocampo, anche a cercare dei passaggi in verticale, a saltare la linea dei centrocampisti del Real Madrid, anche perché loro si presentavano con Camavinga, Kroos, Modric, Bellingham, insomma, il livello di centrocampo elevato. Noi ci presentavamo con Locatelli, Miretti e McKennie, sicuramente due livelli differenti. Però la Juventus è iniziato a giocare per vie centrali e si vedeva meno gli esterni. Quando abbiamo iniziato ad andare sugli esterni è venuto fuori Weah, che ha questa accelerazione incredibile. Non è un giocatore che deve avere la palla sui piedi, anzi, mi viene a dire che questa non è proprio una Juve che deve avere la palla sui piedi. Io ho visto proprio la differenza di approccio tra il primo e il secondo tempo. Nel primo tempo andavamo a chiedere una sorta di coralità, in cui tutti i giocatori, come abbiamo visto adesso, vanno a toccare la palla con degli scambi, dei movimenti senza palla, che portano via gli uomini, come in occasione del gol di Guea, che ha fatto gol, tra le altre cose. Quando invece hanno iniziato i vari Chiesa, Kostic, Guea stesso magari anche, a prendere palla, Ken, a prendere palla e a farsi dei metri veri, palla al piede, che cosa succede? Ovviamente se un giocatore prende palla e va dritto, va in verticale verso la porta avversaria dribblando, la difesa avversaria si chiude su questo giocatore. Quindi o poi hai l'intelligenza di scaricarla sul giocatore che nel frattempo è diventato libero, se invece vai a intestardirti, vuoi passare per forza di cose, diventa sempre più complicato. Se invece muovi tante volte la palla, rischi, tra virgolette, rischi di creare un buco nella difesa avversaria che poi puoi sfruttare proprio con un movimento senza palla. Il movimento del gol del 2-0 è meraviglioso, principalmente voglio soffermarmi su questa cosa qui, un'altra cosa che voglio mostrarvi, perché l'anno scorso Chiesa e Kostic si pestavano i piedi partendo da sinistra, anche con il Milan non avevamo visto Kostic titolare, avevamo visto Cambiaso e vi avevo detto sarà perché così c'è la possibilità di lasciare a Chiesa più l'esterno? Chiesa ieri ha giocato decisamente meno esterno e più dentro il campo. Però questo movimento è molto interessante, perché Chiesa e Kostic partono entrambi dalla sinistra in occasione del gol del 2-0, con Kostic che però va in sovrapposizione, quindi si prende il largo, e Chiesa invece che punta verso il dentro, verso la porta, quindi hai proprio un movimento opposto sulla sinistra. Questa potrebbe diventare un'azione tipica della Juventus, perché con la sovrapposizione di Kostic porta via l'uomo e crea dello spazio per Chiesa, che poi è bravo a beccare McKennie nell'imbucata, e poi McKennie è bravo a leggere il movimento di Ken, che porta via l'uomo e libera lo spazio proprio per l'inserimento di Weah, che a porta vuota può infilare. Quindi sia il primo che il secondo gol della Juventus sono stati intelligenti, sono stati due gol intelligentissimi e sono cose che mi sono piaciute. Quindi a Weah gli diamo 7 perché ha sgasato quelle volte che è stato cercato, lui ha risposto presente, ha fatto gol, però questa Juve mi piace decisamente di più quando non prende palla e prende iniziativa con il singolo come magari facevamo con Cuadrado fino a qualche mese fa. Perché quando riusciamo a giocare, a gestire, a muovere la palla con velocità, che è una cosa che ci è mancata in questi 2 anni, io vedo che ci sono delle potenzialità incredibili
in questi ragazzi. Ieri sera giocavano contro il Real Madrid, certo, non era una finale di Champions, non era neanche una partita di Champions, non era neanche una partita ufficiale. Però credo che al Real Madrid perdere non piaccia mai, assolutamente. E quindi la Juventus è riuscita a fare delle cose interessanti in quel frangente. Peccato che poi si siano interrotte. Però questa Juve, quelle cose nelle corde, ce le ha. Voto 7 pure a McKennie, che non mi era assolutamente piaciuto con il Milan. Invece qua mette lo zampino in entrambi i gol, perché il gol dell'1-0 di Ken è un tapin su un palo di McKennie dopo quel tiro di sinistro. E il gol del 2-0 di Guea è un assist proprio di McKennie. La linea americana della Juventus in America, che si prende la Juventus americana, proprio si sono presi questa squadra nel loro habitat naturale, e McKennie dà una bellissima palla, come dicevamo prima, a Guea dopo il movimento senza palla a smarcare da parte di Ken. Quindi voto 7 a McKennie. Io non sono qui ora a dirvi no, non lo venderei. Credo che sia un giocatore da cedere comunque, però bisogna fare i conti bene sul centrocampo, perché in questo momento, ragazzi, McKennie, Locatelli, Miretti, poi sono entrati Nicolussi, Barrene Cea, Ealing che è andato a fare la mezzala, e in panchina c'era Nonge. In questo momento il centrocampo della Juventus è un rebus, con Rabiot e Fagioli che sono rimasti in Italia, ora anche la Juventus rientrerà in Italia, con Pogba che è indisponibile, con Rovella che ha una ventina di giorni di stop. Cerchiamo di capire come riusciremo ad assemblare il centrocampo prima magari di cedere McKennie, che potrebbe diventare una cessione last minute. Dicevamo prima Locatelli, l'abbiamo già valutato. Miretti, ecco Miretti, intanto tanti auguri, buon compleanno, perché oggi è il 20esimo, sì, 2023, è un 2003, sì, perfetto, 20 anni di Miretti, tanti auguri Fabio. Non mi è piaciuto tanto, ecco, McKennie e Locatelli, McKennie e Miretti sono i due invertiti rispetto alla partita col Milan. Se col Milan McKennie non mi era piaciuto, i Miretti sì, oggi il contrario, però vuol dire che a turno sono in grado di venire fuori le mezze ali. Non è stato cercato, non è entrato nel vivo del gioco, non ha fatto quei passaggi in verticale come avevamo visto con il Milan. Una partita da 5,5, ovviamente non una bocciatura definitiva, anzi sapete bene che a me Miretti comunque è un giocatore che piace, poi ribadisco, oggi fa 20 anni. Sembra un veterano della Juventus, fa 20 anni oggi, quindi molto bene. 5,5 a Kostic, che è il giocatore che un pochino mi preoccupa, devo dirvi la verità, perché io il Kostic veramente tosto l'ho visto quando è arrivato alla Juventus. Poi un po' di problemini fisici, l'ha limitato, io pensavo fosse un po' di stanchezza, l'infortunio e robe del genere. Però, già nel finale di campionato dello scorso anno mi sembrava che Ealing avesse un passo diverso, quindi bisogna ritrovarlo, perché è un giocatore importante per la Juventus. Come dicevamo prima, con Chiesa può diventare una costante su quella fascia mancina, perché se uno decide di andare sempre verso la porta e l'altro di portare via l'uomo per l'esterno, devi scegliere dove marcare e poi loro se la possano giocare tra di loro, perché se marchi il centro allora si libera l'esterno, se marchi l'esterno si libera il centro, poi è sempre meglio far andare gli avversari sull'esterno, quindi c'è caso che Kostic tocchi più palloni. In questo caso l'ha toccato Chiesa, dato l'imbucata centrale, e abbiamo fatto gol. Voto 6 a Chiesa, non una partita straripante come quella col Milan, non una partita nemmeno super convincente, insomma, quella di Chiesa con il Real Madrid. Un Chiesa che aveva volontà di farsi trovare, far scrivere il suo nome sul taccuino dei marcatori, non so, io addirittura ho pensato che volesse fare un'esultanza insieme a Vlahovic, che avesse sentito questo momento dell'amico e volesse fare un'esultanza insieme a Vlahovic, che poi è riuscito a fare Vlahovic stesso con il gol del 3-1. Però Chiesa entra in tutti e due i gol, in tutti e due, perché c'ha un bellissimo appoggio di prima in occasione del primo gol, dopo tutti quei passaggi di prima intenzione fa un bellissimo appoggio di prima, mi pare proprio a cercare McKennie che va al tiro, e invece sul secondo va ancora una volta a cercare McKennie con un passaggio filtrante sulla tre quarti, meraviglioso, che lo libera e lo lancia direttamente dentro l'area di rigore. Quindi Chiesa è stato una sorta davvero di regista offensivo di seconda punta, che io più di una volta ho detto sono perplesso, perché Chiesa non mi sembra quel giocatore lì. E mi è sembrato ancora una volta, insisto in questa cosa qua, però mi è sembrato che Chiesa a disposizione della squadra, che fa l'appoggio di prima, o che fa andare il compagno nello spazio, sia stato decisamente più efficace del Chiesa che prende palla, prova a puntare, vuole dribblare. Perché? Perché c'è stata una disponibilità di squadra maggiore in questa partita, in alcuni episodi, piuttosto che in quelle altre,
quando invece sei tornato a andare di singoli, hai fatto decisamente peggio. Questa è una cosa sulla quale bisogna lavorare. Allegri deve esserselo scritto proprio in caratteri cubitali sul taccuino, in rosso evidenziato, sottolineato, perché si è proprio vista una differenza netta di quando la Juventus giocava di squadra e quando la Juventus giocava di singoli. Ma anche banalmente nella disposizione. La Juventus che andava a pressare in avanti, come abbiamo visto poco prima, nella prima frazione, o la Juventus che aspettava tutti dietro nel secondo tempo con soltanto due attaccanti, là, pronti a ripartire, per modo di dire. Sono proprio delle differenze abissali, che ti fanno alzare e abbassare il livello degli stessi giocatori che sono in campo all'interno della stessa partita. Sono cose da prendere in considerazione. Voto 7 a Moise Kean, perché fa il gol dell'1-0 lui, con quel tapin, poi fa quell'esultanza lì tutta strana, quelle robe che ti fanno su FIFA quando ti fanno incazzare, e poi il movimento senza palle in occasione del gol di Weah è suo, e fa un movimento meraviglioso. Io che sono un amante, perché io sono proprio amante dei movimenti senza palla degli attaccanti, devo dirvi la verità, lì mi sono gasato più per il movimento che fa Kean, con ovviamente McKennie che gli dà l'occhio, piuttosto che per il gol in sé, perché il gol è un tapin. Però il gol è bello proprio perché per arrivare a quel tapin c'è l'intelligenza di Kean e di McKennie. Mi è piaciuto molto, quindi voto 7 Moise Kean, perché comunque su due gol del primo tempo, quando ha giocato lui, perché poi è uscito al 46esimo, tutte e due le volte lui è stato presente. Voto 6,5 a Pinsoglio, che proprio non ce la fa a prendere gol. Non ha preso gol col Milan, non ha preso gol col Real Madrid. Pinsoglione nazionale porta a casa la pagnotta. Allucinante, perché poi il secondo tempo è stato un tiro al bersaglio in tinte merengues, però non prende gol, quindi 6,5, le sue partine le fa, sì, niente di spettacolare, perché poi il Real ha tirato tanto ma senza creare dei pericoli verissimi. C'è da aggiustare un po' la mira nei piedi dei giocatori del Real, che tra una settimana iniziano poi anche la Liga Spagnola. Mi è piaciuto tanto Huijsen, è entrato tardi perché è entrato al 72esimo, però ancora una volta l'ho visto con una tranquillità, una calma olimpica che è troppo rara, e anzi no, forse unica in un giocatore del 2005 che non ha mai giocato una stagione in una prima squadra, che il massimo che ha fatto è stato con la Juventus Next Gen. Quindi bravo, mi sembra un giocatore veramente interessante Huijsen. Voto 6 a Rugani, anche lui entra al 67esimo, niente di importante, a parte il fatto che va sottolineato che è stato il capitano della Juventus contro il Real Madrid, una storia strappalacrime. A me Gatti è piaciuto, io do 6,5. Un giallo che, mi viene contestato su Vinicius, che non ho sinceramente capito. Però una volta su Rodrigo, una volta su Vinicius, di mestiere, a me Gatti è piaciuto come se l'è cavata. Mi ha dato delle buone indicazioni, quindi si porta a casa il 6,5. Ripeto, chiudo con un giallo, ma sì, giallo che si poteva dare o non dare. L'arbitro non mi ha proprio convintissimo, se devo dirvi la verità. Voto 6 a Sule, che entra comunque nell'azione del gol del 3-1, perché è proprio lui che sulla destra riceve palla da Milik e va a puntare, mette quel pallone in mezzo proprio a cercare Milik, e poi carambola, la palla finisce a Vlahovic, e poi tunnel contro tunnel, becca il difensore, il palo, però poi va dentro e facciamo il gol. Sule che entra e viene schierato esterno a destra nel 4-4-2. 6 più a Nicolussi Caviglia, perché è entrato, ha fatto due o tre robe che mi sono piaciute, anche un certo punto di personalità, un tiro in porta dal limite dell'area che becca un giocatore del Real Madrid, la palla che rimpalla, lui che se la va a riprendere e mantiene il possesso. Sono state delle cose interessanti da parte di Nicolussi Caviglia. Vediamo se sarà uno di quei giocatori che la Juve vorrà cedere o che manterrà magari all'interno della rosa come più uno, per capire quello che succederà a Paul Pogba. Voto 5 a Barrenechea. La prima insufficienza è grave, perché l'altra insufficienza era stata Miretti, Kostic, ma 5,5 così. Cioè Barrenechea mi è sembrato un po' distante dagli standard che dovrebbe avere la Juventus. Non so quale sarà il futuro di questo calciatore, ma non riesce a entrarmi nel cuore. Poi nel finale, vabbè, fischiano un fallo al limite dell'area, che era in area ma non era fallo, secondo me, perché prende il pallone. Però ci sono due o tre cose di Barrenechea che ancora non mi convincono al 100%. Voto 6 a Ealing, che entra, fa ancora una volta la mezzala sinistra prima di passare come esterno sinistro nel 4-4-2, quando ci sono poi una girandola di cambi. Però Ealing fa una giocata che è la giocata che ti fa fare il gol del 3-1, perché Ealing fa quella giocata lì,
si porta via l'uomo, libera lo spazio completamente dall'altra parte, va a servire Milik per vie centrali e poi Milik è intelligente a giocarla in velocità per Sule e quindi fargli guadagnare spazio. Però il gol del 3-1 nasce da una lettura e da una giocata meravigliosa di Ealing, che secondo me in questo momento ha addirittura le carte in regola per prendersi il posto da titolare come esterno sinistro nella Juventus, visto il Kostic che c'è. Io la butto lì, vediamo se questa cosa potrà concretizzarsi oppure no. Sicuramente come mezzala sinistra, io non ce lo vedo, ma proprio zero. E dato che la Juve ha la possibilità lì di avere un minimo dubbio, io lo lascerei esterno nel 3-5-2, che comunque non è il suo ruolo, ma svolge molto molto bene per quanto mi riguarda. Molto sei a Cambiaso, è entrato, ha giocato prima a destra alto, poi a sinistra basso, nella difesa 4, nella difesa 5, le ha fatte tutte, si è trovato a fronteggiare dei giocatori abbastanza pericolosi, tosti, in un modo o nell'altro se l'è cavato, quindi secondo me il 6 se lo porta a casa. Molto sei e mezzo a Vlahovic, non si può dare di più perché comunque ha toccato credo due o tre palloni al massimo, tra cui quello che poi ha buttato in porta, ripeto, in un modo o nell'altro ce l'ha fatta. E vediamo quale sarà il destino di questo calciatore, perché è il nome chiacchierato oggi proprio perché lui stesso ha fatto quell'esultanza di un certo tipo per accendere i riflettori su di lui e aprire il dibattito. Io ho già detto tutto quello che potevo dire sulla questione Vlahovic-Lukaku, quindi ora lascio a voi i commenti qui sotto. Voto 5 a Milik, perché è vero che fa quel passaggio in velocità, dicevamo prima, per Sule, e quindi si fa fare gol, però Milik non è mai stato presente all'interno della partita, io almeno io l'ho visto veramente poco, un giocatore poco appariscente nella partita ieri, Arek Milik. E queste sono le valutazioni sulle pagelle, sulle riflessioni soprattutto, perché la Juventus ha fatto un bruttissimo secondo tempo, bruttissimo, così come ha fatto un bruttissimo finale di primo tempo, però ci sono delle cose molto molto interessanti da prendere in considerazione per dei minimi piccoli cambiamenti, perché quest'anno non si può sbagliare, ragazzi. Quest'anno non si può replicare la stagione dell'anno scorso, nemmeno la stagione dell'anno prima, e forse nemmeno la stagione dell'anno prima ancora. Quest'anno c'è bisogno veramente di essere una delle squadre candidate a vincere lo scudetto. Poi lo vinci, non lo vinci, l'importante è dare del filo da torcere a tutti, l'importante è uscire dal campo da calcio con l'idea di aver dato tutto, l'importante è provare a portare a casa tutte le domeniche quei dannati 3 punti. Anche perché giochi una volta a settimana e io il sol pensiero mi rattristo. Mi deprimo, perché mi piacerebbe vedere tante volte la Juventus. Poi bisogna che la Juventus faccia la Juventus.